Trovati a Focus, il nostro appuntamento quotidiano per l'approfondimento delle notizie e dei temi caldi della settimana. Ospite con noi Giovanni Vindigni, buongiorno intanto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Da pochi giorni nominato dalla dirigente Anna Rosa Corselle e dall'assessore regionale al lavoro Bruno Caruso, direttore dell'ufficio del Centro per l'Impiego di Palermo, continua intanto a reggere ad interim l'ufficio di Ragusa. Intanto complimenti e auguri insomma per questa nomina. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a coloro i quali mi hanno fatto i complimenti sia a telefono, per SMS, per Facebook, ringrazio tutti e spero insomma di meritare questo incarico gravoso, i fatti poi decideranno e stabiliranno se ci sarà la possibilità insomma di valutarmi positivamente. Insomma, una realtà sicuramente molto diversa perché è molto molto più grande rispetto a quella di Ragusa. Beh, a Palermo c'è un effetto moltiplicatore per 10, dovete considerare, perché già come primo giorno, come raccontavo, ti raccontavo proprio a microfoni spenti, ho trovato 350 forestali che dovevano essere avviati contro i 20-30 che solitamente abbiamo a Ragusa, quindi capite bene che là si tratta di un bacino d'utenza. Oltretutto c'è un solo centro per l'impiego in tutta Palermo che, come sapete, fa 1 milione di abitanti, mentre noi su un bacino di utenza di 300.000 abitanti in provincia di Ragusa ne abbiamo ben 3. Quindi insomma la differenza anche in questo senso. Impossibile non parlare di garanzia giovani. Tanti gli aspetti positivi, però nei giorni scorsi abbiamo letto anche di problemi legati per esempio al pagamento dello stipendio. Ecco, parliamo un po' dei due aspetti. Intanto Garanzia Giovane è stato un dispositivo messo a disposizione dei ragazzi che certamente ha trovato dei riscontri molto positivi, tanto che abbiamo esaurito non solo i fondi stanziati all'inizio, ma raddoppiati dall'assessore Caruso, dal direttore generale Corsello, quindi da 50 a 100 milioni di euro, e anche questi si sono tutti esauriti. Significa che è stata una vittoria, la scommessa è stata abbondantemente vinta, perché i giovani hanno risposto. Se pensate che solo a Ragusa abbiamo avviato provincia circa 2.000 tirocini, certo, speriamo che di questi la maggior parte si trasformino in contratti a tempo indeterminato, perché altrimenti diciamo che la vittoria non è completa. Sarebbe completa qualora il 10-15%, almeno questo ci aspettiamo, che i contratti di tirocini formativi vengano trasformati in rapporto a tempo indeterminato. E tenuto conto anche che per le aziende che lo faranno avranno parecchi incentivi, fino a 6.000 euro di bonus occupazionale e poi una decontribuzione per 3 anni fino a 8.060 euro. Detto questo, il discorso dei pagamenti non dipende dai nostri uffici. Non dipende dai nostri uffici, perché noi, non appena viene firmato il programma di tirocini, li inseriamo, li agganciamo immediatamente all'INPS. Abbiamo invece riscontrato un problema a livello centrale dell'INPS, a livello di Palermo, a livello del sistema centrale, che non riesce a smistare le economie nelle varie sedi provinciali, che poi sono quelli là che debbono materialmente inserire i soldi nel IBAN che i giovani hanno rilasciato. Però vorrei tranquillizzare tutti: i ragazzi prenderanno tutti i soldi ci sono abbondantemente, anche perché il monitoraggio è stato fatto seriamente, settimanalmente, e tanto che il dirigente generale ora ha fatto un comunicato proprio datato ieri, secondo il quale c'è uno stop per Garanzia Giovani. Possiamo
per garanzia giovani tirocini, perché ecco, siamo al limite della fine delle somme, come sapete, è un progetto a sportello. Motivo per cui possiamo accogliere richieste fino al 2 per inserirle fino al 5. Quindi la data ultima di inserimento per le comunicazioni obbligatorie dei tirocini formativi è il giorno 5 ottobre. Quindi fino al giorno 2, perché tra le altre cose il 3 e il 4 è sabato e domenica, quindi non Certo. possiamo tenerne conto. Ma Garanzia Giovani non si finisce qua. Cioè, gli uffici di tutta la Sicilia sono disponibili sempre nei confronti dei giovani che vogliano essere profilati, perché ci sono altre attività legate a Garanzia Giovani, non ultimo il discorso della partecipazione a corsi di formazione che diversi enti riconosciuti mettono a disposizione. Oltretutto c'è anche, dovrà partire subito dopo metà ottobre anche l'assegno occupazionale dello start-up di imprese sempre per i giovani. Dopodiché si partirà, come dicevo qualche tempo fa in questa trasmissione, con il contratto di ricollocazione, che non è altro che una garanzia giovani bis, ma questa volta rivolti agli over 30. Ecco, perché nella prima fascia c'era Vi stato, ricordate, non hanno detto ne però, abbiamo ma sì, poi gli over parlato, 30, sì. c'è questa idea tutta siciliana dell'assessore Caruso che vuole un po', ecco, ricollocare attraverso un bonus da riconoscere alle aziende che assumono disoccupati over 30 o provenienti da mobilità. E quindi gli uffici avranno un carico di lavoro secondo le previsioni per 3 volte di quello che c'è stato in occasione di Garanzia Giovani, però insomma, siamo di questo consapevoli e siamo preparati e siamo già organizzati. Speriamo bene per le fasce over 30, perché sono quelle che in questo momento stanno soffrendo di più. E facendo ora il paragone fra Ragusa e Palermo, a Palermo si soffre molto di più che a Ragusa, anche se a Ragusa si soffre. Anche perché l'abbiamo detto, insomma, ovviamente Garanzia Giovani dava la possibilità ai ragazzi anche di fare, oltre che di essere formati, di fare esperienza, perché spesso poi nel mondo del lavoro chiedono l'esperienza, ma nessuno la fa fare, invece in questo modo questi ragazzi hanno fatto anche esperienza. Sì, ma non è tutto. Secondo me, questo ne abbiamo parlato con i vertici regionali, non è tutto, perché Garanzia Giovani dovrebbe essere uno stimolo per riformare diciamo, quello che è il settore più delicato nell'ambito del lavoro, che è quello della formazione, perché la formazione fino ad ora è continua a piovere dall'alto e praticamente non si attua con il suggerimento dell'azienda, perché noi ormai abbiamo il pallino nelle mani. Cioè, chi profila i giovani sa le criticità del giovane e quindi conseguentemente potrebbe suggerire agli enti di formare secondo le criticità riscontrate nel momento della profilazione del giovane. E questo è un momento importante per far cambiare le cose finalmente in Sicilia, perché oggi la formazione deve venire dal basso, deve venire secondo le esigenze delle aziende, perché non è concepibile che viene un grosso supermercato e cerca un macellaio o un ragioniere che possa. Noi non siamo in grado di avere un ragioniere che riesce a soddisfare alle esigenze dell'azienda. Perché noi notiamo le criticità, però non possiamo loro dare una possibilità di crescita. Perché finalmente abbiamo il catalogo regionale delle arti e dei mestieri e quindi ci siamo uniformati con tutta l'Italia, cioè sappiamo che per essere macellaio tu devi rispondere a dei punti che vanno da 1 a 10. Questo
Quindi se io al momento di profilare il ragazzo riscontro che ha delle capacità da 1 a 5, da 6 a 10 qualcuno deve colmare queste lacune. Ecco, da qui potrebbe partire finalmente la formazione dal basso e quindi andare a individuare dei corsi che possono essere confacenti a quelle che sono le esigenze del giovane. E solo così, dopo attraverso anche una verifica di controllo delle capacità del giovane, possiamo mettere finalmente un bollino blu, verde, quello che sia, in modo tale che se viene l'azienda possiamo dire con certezza che quel ragazzo è consono alle esigenze dell'impresa stessa, cosa che in questo momento non avviene. Dobbiamo fare le selezioni, molto, molto spesso non si trova, paradossalmente con la disoccupazione, non si trovano determinate mansioni professionali, e ne capita spesso. Ne capitano spesso di queste cose purtroppo, e quindi penso che con Garanzia Giovani, visto che noi abbiamo ormai tutto il panorama dei giovani fino a 30 anni, motivo per cui solo così potremmo presentare e proporre una nuova formazione in tutta la Sicilia. Anche perché, come accennavamo l'altra volta, ecco, insomma, sia la scuola italiana che poi anche i vari corsi che ci sono, la scuola non forma per entrare nel mondo del lavoro, i vari corsi spesso sono tutti uguali, abbiamo corsi per parrucchiere, abbiamo corsi per abbiamo 200 figure con la stessa qualifica, ma poi magari, appunto, come dicevamo, invece ci sono tantissimi posti vuoti perché questi ragazzi non hanno queste capacità. Ecco, questo permette di mettere insieme e di colmare questo vuoto grandissimo, piuttosto che avere 300 persone disoccupate che sanno fare tutte la stessa cosa, avere qualcuno che sappia fare quello di cui c'è bisogno oggi. Questa è una cosa che da sempre ho criticato, tra altre cose, insomma, non è stato gradito da alcuni enti di formazione, ma io l'ho detto pubblicamente una volta, anche perché questo numero enorme di parrucchieri, di estetisti, non generano altro che il lavoro nero. E questo lo dobbiamo dire, anche perché in barba a coloro i quali hanno un'attività in bianco, cioè che, dove pagano l'affitto, dove pagano le tasse, dove pagano tutto ciò che c'è da pagare, compreso le maestranze e i dipendenti, questi qua, insomma, lavorano a casa, insomma, lo sappiamo, lavorano in nero, creando problemi di natura economica e non nel rispetto nei confronti di chi vuole, rispettare le regole. Certo, una situazione, insomma, che giustamente va affrontata anche nel modo giusto, anche perché a proposito dei controlli sul lavoro nero, è anche questo un suo compito, ovviamente, sia in questo momento su Ragusa che su Palermo, insomma, due realtà. Sì, 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 questo è una decisione comunque centrale. Perché in questo momento, insomma, la direzione regionale, sia agli ispettori civili, sia al NIL, che è il nucleo degli ispettori del lavoro, suggerisce di andare a stanare il lavoro nero nelle aziende agricole. Questo è un problema, perché si dovrebbe fare in modo di evitare maggiormente lo sfruttamento, perché di questo si tratta. E poi il solito discorso di gente che viene pagata con una paga molto, molto esigua, e poi, tra l'altro, il problema, il dilemma di sempre, che è quello della disoccupazione. Il problema della disoccupazione è che solamente nel triangolo Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina l'INPS sborsa 35 milioni di euro l'anno. Per una disoccupazione che, per carità, c'è stata da sempre questa richiesta, ma ora più che mai, perché la disoccupazione va a finire nelle tasche di extracomunitari e anche di comunitari, che certamente non lasciano un solo centesimo nel nostro territorio. Sono tutti dei soldi che non solo
l'INPS paga, ma che non ha un riscontro poi alla fine neppure nel nostro territorio. Nemmeno spese. Lo abbiamo evidenziato durante un convegno, sia io sia il direttore dell'INPS, però bisogna cambiare la legge a livello centrale, perché noi non possiamo fare niente, perché noi l'INPS oggi paga la disoccupazione relativa all'anno precedente, per cui questi controlli quando li dovremmo fare? Cioè è impossibile, quindi ci vorrebbe una volontà politica a livello centrale di Roma per cambiare le regole. Cioè io assumo, ti avviso subito che sto assumendo queste cose e mi devi dare la possibilità di venire a fare i controlli, altrimenti non ne usciamo mai. In questo momento ci sono i carabinieri del NIL che sono impegnati in questa importante operazione per cercare di stanare il nero in agricoltura, però non solo questo, perché ci sono diverse sacche di sfruttamento. Se pensiamo per esempio ai centri commerciali, lì praticamente c'è parecchia attenzione in questo momento, perché intanto per evitare lo sfruttamento, perché ci sono giovani che lavorano parecchie ore al giorno dentro i centri commerciali, superando anche certe volte anche 12 ore con paghe che non vi sto a dire quanto di che cosa si tratta, ma nell'ingaggio, insomma, nel contratto risultano poche ore, no? Ecco, io dico sempre a tutti di denunziare queste sacche di sfruttamento, perché in questa fase, nonostante lo smantellamento previsto dell'ispettorato del lavoro, insomma, e nonostante un numero molto esiguo di ispettori, perché la maggior parte sono andati in pensione, molti altri stanno andando dal 1 ottobre, nonostante tutto, insomma, si riesce a fare un lavoro che certamente è consono a quella delle esigenze prima di tutto del lavoratore. Certo, perché è difficile poi, parlando anche semplicemente in agricoltura, prendiamo in considerazione il territorio di Vittoria. Le aziende solitamente non sono, ecco, non iniziano all'inizio della strada, ma c'è anche da incamminarsi, e spesso, insomma, penso che prima bisogna trovare il posto, poi bisogna che nel frattempo non ci sia il fuggi-fuggi generale. Insomma, è una situazione difficile, perché se non c'è la collaborazione dei lavoratori il lavoro diventa molto, quasi impossibile. Sì, ora si spera che questo settore venga migliorato, perché non so se avete seguito i decreti delegati del Jobs Act, gli ultimi 4 sono usciti e sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, per cui il Jobs Act completa in tutti gli aspetti, completa, diciamo, le strategie del nuovo collegato lavoro. E fra questi c'è la riforma dei servizi ispettivi, perché è stato istituito l'Ispettorato Generale del Lavoro, in cui dovrebbero confluire non solo gli ispettori civili dell'ex ufficio dell'Ispettorato del Lavoro, che pare che dovrebbe chiudere entro l'anno, ma confluiranno anche gli ispettori dell'INAIL e dell'INPS, per cui assieme all'arma dei carabinieri, del NIL. Per cui, insomma, si potrebbe andare a fare un lavoro non solo più certosino, ma con meno dispendio di energia, perché fino ad ora purtroppo si è verificato che la stessa azienda ha subito più visite per lo stesso motivo. Prima ci va l'INPS, poi ci va l'INAIL, poi ci va l'Ispettorato del Lavoro, e quindi questo dovrebbe essere evitato, anche perché poi le aziende si stancano, perché ci sono, devo dire, tantissime, ma veramente tantissime aziende serie che fanno il proprio dovere, e questo bisogna sottolinearlo. La provincia di Ragusa, secondo me, porta la bandiera su questo della legalità. Ce ne sono tantissime aziende, sia in agricoltura che nell'ambito industriale, che veramente fa piacere, e di cui io sono onorato. Insomma, veramente, io che giro moltissimo le aziende, vedo tante realtà, tantissime realtà, molte volte anche nascoste, che sono veramente, rappresentano il fiore all'occhiello per la provincia di Ragusa, anche perché la provincia di Ragusa, dico, anche se sono io adesso anche a Palermo, rappresenta veramente il simbolo di tutta la Sicilia, e ne ho contezza, perché ecco, anche i palermitani
sentendo che io vengo dalla provincia di Ragusa, vengono attratti da questa provincia, per tutto, anche per la legalità, anche oltre che per Montalbano, insomma, che forse è l'ultima cosa importante, anche se attira molto turismo, dobbiamo dire. Vengono per la cultura, per la disponibilità, hanno capito finalmente che non è la provincia babba, ma è secondo me la provincia esperta. E poi per tutto ciò che rappresenta la provincia di Ragusa, anche dal caciocavallo, alle scacce, al cioccolato modicano, ai pomodorini di Vittoria e a tutto ciò che rappresenta anche l'enologia, che è importantissima, perché i vini di Vittoria sono conosciuti dappertutto. E quindi ecco, Ragusa rappresenta e continua a rappresentare, ha rappresentato da sempre un fiore all'occhiello per tutta la Sicilia. Volevo parlare anche di sicurezza sul lavoro. Di recente abbiamo avuto anche dei numeri, insomma, non troppo confortanti per la nostra provincia. Secondo lei dipende un po' da cattive abitudini, dalla necessità di spendere poco? Qual è il problema? Parte da un riscontro proprio economico. Cioè, quando c'è crisi si tende a, ad assumere in nero, e quindi senza avere riguardo nei confronti del lavoratore degli apprestamenti di protezione e di sicurezza, per cui riscontriamo paradossalmente, nonostante la riduzione del lavoro globalmente, riscontriamo parecchie aziende che non rispettano la 81 del 2008, che è la vecchia 626 per intenderci. E quindi specialmente nei cantieri edili molto spesso ci sono queste problematiche. Problematiche che sfociano con diversi infortuni, ma la cosa più grave è che sfociano molto spesso, così come abbiamo saputo della morte che c'è stato in una nave d'appoggio di Vega 2, che per cui ci sono delle indagini, quindi certo. Non ne vorrei parlare, non sappiamo, però insomma, di questi fatti si dovrebbero e si possono evitare. A tal proposito, io come direttore ad interim della Direzione Territoriale del Lavoro abbiamo stipulato con lo SPRESAL, che è il servizio di sicurezza e protezione dell'ASP e della Cassa Edile, una convenzione secondo la quale le notifiche preliminari a cui sono obbligati coloro i quali aprono un cantiere anche per una semplicissima ristrutturazione pervengono tutti negli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro, vengono inserite in un apposito programma concepito assieme alla Cassa Edile, per cui non si perde tempo ad andare a... Quindi questi qua sono tutti in regola, questi che... quindi non si perde tempo a fare le ispezioni, non si va presso le aziende che fanno le notifiche preliminari. Quindi si fa una cernita e si va direttamente nei cantieri che si pensa non siano in regola in quanto non hanno presentato la notifica preliminare. Questo è un fiore all'occhiello che abbiamo cercato di istituire. Ringrazio anche il direttore dello Spesa e il direttore della Cassa Edile che sono stati molto attenti a individuare questa problematica e insieme pensiamo di averla risolta, però solamente il comparto edile. Per gli altri, insomma, ci dobbiamo attrezzare in maniera diversa. Se resterò ad interim, perché ormai l'interim con la nuova finanziaria siciliana non può superare 3 mesi, quindi insomma io per quanto riguarda la DTL sono agli sgoccioli. Speriamo di trovare un nuovo dirigente, perché anche questo è un problema gravissimo della regione, perché in questo momento ci sono 9 uffici provinciali fra direzione territoriale e ufficio provinciale del lavoro vacanti, perché dal 1 ottobre vanno in pensione 9 direttori, quindi praticamente 9 su 18. Quindi praticamente ci sarà, non solo, ma ci saranno, ci sono anche funzionari degli uffici, ispettorati del lavoro, quindi anche ispettori e funzionari ormai vecchi, fra virgolette, degli uffici provinciali del lavoro che vanno anch'essi in pensione.
e quindi praticamente se non si adopera la regione a trovare un ricambio immediato, a stanare i dirigenti che non sono nel Dipartimento Lavoro ma sono in altri dipartimenti, a stanarli e ad obbligarli a fare la mobilità, questi uffici penso che potranno creare problemi alle utenze. Speriamo di no, ce lo auguriamo. Grazie a Giovanni Vindini, nominato appunto direttore dell'ufficio centro per l'impiego di Palermo e ancora continua a reggere l'ufficio di Ragusa d'Interim. Buon lavoro. Grazie, grazie a tutti, grazie ai, e buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie a voi per averci scelto e per averci seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi.